Eccellenza Reverendissima, caro Don Armando, abbiamo fortemente voluto questo momento solenne per condividere insieme alla città di Fano e alle città della diocesi e a chi le ha voluto bene questo riconoscimento carico di gratitudine e di affetto. Un riconoscimento di un percorso, di una presenza forte e puntuale. In questi anni di servizio alla diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, di cui Fano è casa madre, si è sempre dimostrato essere una guida spirituale attenta, presente e coraggiosa. Dalla sua cattedra ha insegnato, non mai prima di aver provato a comprendere i bisogni e le difficoltà della nostra comunità. Spesso si è chiesto dove stesse andando la nostra società, a volte così fragile e contraddittoria, partendo anche dagli aspetti materiali e quotidiani. E spesso lei si è speso in prima persona, anche sul piano civile, affinché le richieste, talvolta materiali, dei cittadini venissero accolte o che avessero le dovute attenzioni e a volte anche con delle provocazioni, veniva richiamato anche prima, ma utili alla causa e non posso non evidenziare con favore un'attenzione costante, vera e sincera a sostegno degli ultimi. E mi lasci usare una parola forte che forse esce dall'immaginario di un vescovo. È stato un combattente nei molteplici momenti avversi che hanno attaccato in qualche modo la nostra città e il nostro territorio. Ancor di più quando la malattia si è abbattuta su di lei, quando il male fisico l'ha stretto nella sua morsa dolorosa, non si è arreso e ha lottato con corpo e spirito, dimostrando di essere un vero combattente. Perché il vero pastore non abbandona mai il suo gregge. Lei non lo ha fatto, nemmeno quando la personale sofferenza fisica avrebbe potuto permetterle di lasciare la presa. Mi piace ricordare il richiamo che spesso faceva nelle sue omelie alla sensibilità che deve avere colui che porta una responsabilità istituzionale, sia esso con la fascia o con una divisa, ricordando che non è esercizio del potere, ma è servizio. Il fare attenzione a chi è più fragile e rischia di rimanere indietro. È un richiamo che spesso anche nelle ricorrenze ci ha richiamato. In una bella omelia, con un bel esempio, lo ha spiegato molto bene. Mi è rimasto impresso. Era l'esempio del cammino in montagna. E ci aveva detto in quell'omelia, durante un cammino, su un sentiero di montagna, colui che guida la fila deve tenere il passo dell'ultimo, perché solo così non si crea un distacco nella fila stessa e si arriva tutti insieme alla destinazione. Con semplicità, ma è un messaggio fortissimo a chi ha delle responsabilità e svolge un servizio per la comunità. Un esempio molto bello, ma anche provocatorio, in un'epoca dove arrivare primi conta più del tragitto stesso e di chi lo conta. Un esempio di alto valore civile, oltre che religioso, perché spesso si è affiancato alle istituzioni alla guida della città, a volte anche con fare provocatorio o di rimprovero, proprio a ricordare a chi ha responsabilità amministrative la presa in carico delle necessità dei non pochi, ma di tutti, senza distinzione. Non si è mai sottratto anche a riprendere amministratori che si sono avvicendati nelle articolazioni del governo della città, suscitando a volte anche mormorii, come se cielo e terra fossero due cose totalmente distinte. Ogni incursione nel mondo civile e politico non era mirata a criticare, bensì a supportare, affinché il principio di essere al servizio di una comunità, che peraltro accomuna Chiesa e Stato, non passasse mai in secondo piano, ma
ma facesse del ruolo che si stava ricoprendo, come già detto prima, non uno strumento di potere, ma uno strumento di servizio. Ora mi permetto il confidenziale tu, come fossimo colleghi, ogni tanto ho fatto anche il sindaco a fare, come se fossimo colleghi, e qui fra l'altro ho anche Stefano Aguzzi che l'ho accolto per 7 anni, è stato sindaco con il vescovo Armando, io ho gli altri 9 che sono seguiti. Dicevo, come se fossimo colleghi, anche perché essendo entrato nel 10° anno di sindaco della città ed avendo condiviso tanti momenti, mi porta a dire che il suo stare a fianco delle istituzioni non voleva essere un sostituire, semmai un volerle spronare. Infatti in questi anni sei stato un mordente, sempre sopra le parti, stimolando unità e dialogo, a dispetto anche delle strumentalizzazioni politiche, ogni tanto ci trascinano. Una guida unificante ed entusiasta che si è affacciata sulla nostra città e sul nostro territorio in tutta la diocesi con grande curiosità e desiderio di esserne parte attiva. E mi lascia aggiungere di aver capito con sensibilità e delicatezza anche le nostre fragilità umane. Forte è stata la vicinanza a tanti anziani, alle persone con disabilità, le sue perle, agli angeli in cielo, attento a dare valore e protagonismo ai giovani, per non parlare all'attenzione e alle risposte alla cultura e al patrimonio. Abbiamo visto tante iniziative, tante inaugurazioni a disposizione del territorio. Ed è per tutto questo e tanto altro ancora che la città, i fanesi, le conferiscono la cittadinanza onoraria, recitando la suddetta formula d'onore. Fano, in felice concordia, di stimati sentimenti, conferisce a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Armando Trasatti, Vescovo, la cittadinanza onoraria per aver testimoniato l'irriducibile, la feconda tensione tra la città di Dio e la città dell'uomo, secondo la migliore e più illuminata tradizione del cattolicesimo sociale italiano. E voglio concludere esprimendo ancora gratitudine e profondo affetto che vorrei concretizzare in un abbraccio accogliente e collettivo a nome di tutta la città, e penso di esprimere la voce di tutti i sindaci a nome di tutte le città della nostra diocesi. Un riconoscimento, quello di questa sera, che non si appende sulle pareti, anche se la pergamena l'appenderò, ma si scrive nel cuore. Un riconoscimento che mi rende orgoglioso, e l'avete tenuto nascosto, e quindi ancora più sorprendente. Ancora una parola di incoraggiamento, ma anche di inserimento in questa bella città. Carissimi, la città, in particolar modo queste nostre belle città di Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, non si dice se la Pergola si offende, c'è la virgola, mi raccomando, imparate, sono stato richiamato qualche volta, Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola, alla pari. Dicevo, in queste nostre belle città, e la città di Fano è la città un po' capofila in quanto mia residenza, che mi ha accolto nel 2007 e che porterò, presumo, fino ai miei ultimi giorni nel cuore. È il luogo per eccellenza della politica, la città. È nella città che ogni persona fa esperienza della buona o della cattiva amministrazione. Ed è nella città che ciascuno avverte il bisogno di partecipare alla cosa pubblica. O, se così non fosse, se ne allontana in preda alla indifferenza e, Dio non voglia, al disgusto. La città è una palestra di costruzione politica. Se le istituzioni, anziché mettersi a servizio dei cittadini, formassero una casta, e se gli amministratori si dimostrassero lontani dalle esigenze della gente e del bene comune,
se i politici, Dio non voglia, cadessero nella corruzione, il senso civico verrebbe minato alla radice e la città muore interiormente, inesorabilmente perde la sua bellezza. Paolo VI, oggi santo, disse che quanti esercitano un uomo spirituale, ma che ha parlato sui problemi concreti più di ogni altro. Disse che quanti esercitano il potere pubblico devono considerarsi, e cito, come servitori dei loro compatrioti, li chiamò così all'epoca, con il disinteresse e l'integrità che convengono alla loro alta funzione. E sentenziò, sempre cito, il dovere del servizio è inerente all'autorità, e tanto maggiore è tale dovere quanto più alta è tale autorità. Ma il servizio rischia di restare un ideale astratto senza una seconda parola che non può mai esserle disgiunta: responsabilità. Essa, come indica la parola stessa, è l'abilità ad offrire risposte, quelle che si possono avere, facendo leva sul proprio impegno senza aspettare che siano altri a darle. Sempre a proposito di responsabilità, penso a quella componente essenziale del vivere comune che è l'impegno per la legalità. Essa, la legalità, richiede lotta ed esempio, determinazione e memoria, tantissima vigilanza. Questo anche, mi preme sottolinearlo, anche del nostro territorio. San Paolo VI notava che nelle società democratiche non mancano istituzioni, non mancano patti e statuti, ma tante volte manca l'osservanza libera e onesta della legalità, e che lì l'egoismo collettivo insorge. Allora, tre parole: servizio, responsabilità, legalità. Mi permetto di invitare tutti ad un confronto paziente nostra sera nella vita. Il confronto tra le parti presuppone il riconoscimento del valore dell'altro e della sua legittimità a governare, altrimenti la lotta politica diventa una forma di guerra che non tende più al buon governo in quanto tale, ma alla eliminazione dell'avversario. Ma la politica non è eliminare l'altro, e alternarsi, se la democrazia ce lo dice, ma collaborare. Quando questo avviene, l'eliminazione dell'avversario, i riflessi a livello della vita sociale sono negativi, perché nascono sospetti, risentimenti che solo difficilmente possono essere controllati e superati. Il crescendo della politica fatta spettacolo, fatta scontro verbale accompagnato anche da minacce, una politica intesa come luogo del successo o palcoscenico di personaggi vincenti che richiedono deleghe a governare non sulla base di programmi vagliati e credibili, bensì sulla base di promesse o prospettive generiche. Una logica della conflittualità che tutto intende nel quadro della relazione amico-nemico, dove con l'amico si ha tutto in comune, col nemico nulla. Non è il mio mondo di chiesa questo, e ve l'ho fatto capire sempre, 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 anche questa sera. Oggi, in una logica di conflittualità, il vincitore si sente a volte autorizzato a prescindere del tutto dalle ragioni dell'altro, semplicemente perché ha vinto. Un costume politico che non si confronta, che non cerca il dialogo in vista della verità, che intende il governare come pura decisione presa da chi ha la maggioranza e basta, o come decisione affidata alle sorti emotive di un plebiscito. È vero che il conflitto è un momento ineliminabile della politica, ma non può essere visto quale strumento ordinario di governo, e meno che mai un bene o un fine in se stesso.
perché fine è sempre la pace tra la gente e tra i cittadini. Vorrei aggiungere, la natura e il destino dell'uomo eccedono sempre qualsiasi scelta contingente, anche ogni scelta politica. Il voto non rappresenta tutto di me o di te, va oltre ed è meno. Ripeto, il destino dell'uomo eccedono sempre qualsiasi scelta contingente, quindi anche ogni scelta politica. Gli assetti sociali, anche quando appaiono molto consolidati, si rivelano alla lunga precari e segnati dal conflitto. Ecco perché occorre proclamare quel primato dell'amicizia che già Aristotele considerava come il succo e la base di ogni attività politica. L'amicizia, Aristotele, succo e base di ogni attività politica. Ogni uomo e ogni donna va rispettato e amato al di là delle sue scelte politiche. Pluralismo e mediazione. Occorre tener conto della situazione pluralista e complessa, dove ciò che consideriamo come bene anche morale non sempre può essere tradotto immediatamente in legge. E lo dico anche noi, gente di Chiesa, perché si devono fare i conti con il consenso di molti. Bisogna abituarsi, nella Chiesa no, con la solitudine dei pochi, ma bisogna abituarsi a una sapiente gradualità. Nessun valore, per quanto primario, può essere imposto al prezzo di una deflagrazione della convivenza. Io sono ormai vecchio vescovo, qualche volta la Chiesa ci ha provato, ma veramente ha deflagrato la convivenza. Non mi è dentro e dopo 20 anni licei, perché ho fatto anche l'amministratore a Fermo, ho vissuto certe esperienze, anche certi dibattiti all'interno. Sapiente gradualità, anche i valori morali. Un conto a sapere il progetto, un conto i percorsi. Nessun valore, per quanto primario, può essere imposto al prezzo di una deflagrazione della convivenza. Anzi, quanto più un valore è eticamente rilevante, tanto più è impegnativo e perciò bisognoso di maturazione a livello di costume. Dobbiamo stare attenti a non prestare ascolto a chi ci vuole adulare, perché lasciarci snervare dall'adulazione non solo non è prova di fortezza, ma anzi di ignavia. Il livello di allarme lo si raggiunge quando lo scadimento etico della politica non è neppure più percepito come dannoso per la polis. Non dovremmo aspettare decadenze dolorose per aprire gli occhi. Con tanta umiltà, perché il vostro mestiere è difficile, di togati, di divisa, di amministratori, ma anche di cittadini, con tanta umiltà, vi consegno una bellissima riflessione di un testimone del sociale che ha dato la vita per il bene comune. Nel 1955 Giorgio Lapira, storico sindaco di Firenze, io sogno la sua elevazione agli altari, così scriveva a Fanfani, allora segretario della DC, cito anche le virgolette. Fino a quando, dice Giorgio Lapira, voi mi lasciate in questo posto di sindaco, mi opporrò con energia massima a tutti i soprusi dei ricchi e dei potenti. Non lascerò senza difesa la parte più debole della città. Tutta la vera politica sta qui, difendere il pane e la casa della gran parte del popolo italiano. Il pane e quindi il lavoro è sacro. La casa è sacra. Non si tocca impunemente né l'una né l'altra. Questo non è marxismo, diceva Lapira, è il Vangelo. E chiudo. Privilegiate, cari amici, le persone. Mettete al centro del vostro impegno politico l'uomo, tutto l'uomo. La persona e non il calcolo di parte. La persona e non le astuzie del potere. Ascoltate le persone.
guardateli in faccia, guardate in faccia gli ultimi. Ho visto tante scene di carità o di salute o di... è bello, avete colto anche la mia sensazione. Ascoltate le persone, guardate in faccia gli ultimi. Anche oggi sul giornale ho visto una sintesi della Caritas, 4.000 famiglie che stiamo assistendo in questo periodo. Non dico solo noi, il territorio. Chiaro, la Chiesa è capofila, non può fare altro, ma tanta generosità. Servite il popolo e il bene comune, cioè il bene di tutti. Servite tutto il popolo che vi è stato affidato, non solo quelli che presumete vi abbiano votato. Vi raccomando particolarmente gli ultimi. Proviamo a misurare il nostro passo con il loro, senza lasciare indietro nessuno. Sindaco Seri mi ha interpretato davvero quello che è il mio pensiero. Non diventino semplicemente l'oggetto delle nostre discussioni, gli ultimi. Vi auguro che possiate trovare tanta collaborazione e rispetto per rendere bella la vita delle nostre comunità. Dico le nostre, anche quando vado via. Ho voluto bene a queste città, molto bene, ve lo garantisco. All'intera diocesi di Fano, Fossombrone, Calvi e Pergola, e a tutte le sue piccole o grandi comunità, e a tutte le sue istituzioni che ringrazio. Fate in modo che diventi sempre più ricca di relazioni profondamente umane e di servizi aderenti alle necessità di ogni persona. Posso dire solo grazie, altre parole mi confondono e non diventano sincere. E tra signori le parole non servono questi giorni, ce l'abbiamo dentro, basta uno sguardo. Ma grazie davvero di questa serata, no? Non me l'aspettavo, è troppo per me, è difficile poi dimenticarla. Grazie. Grazie, grazie, Don Armando.